Le donne nel mondo dell'agricoltura hanno sempre fatto la loro parte. Dalle figlie, sorelle, mogli e madri delle famiglie contadine che partecipavano alla vita nei campi al fianco degli uomini, alle mondine che vedevano il lavoro nelle risaie come un agognato strumento di emancipazione. Ma adesso i tempi sono cambiati. In questo video vogliamo raccontarvi l'esperienza di alcune donne, a partire da Sara. Essere donna in agricoltura significa sicuramente scontrarsi ogni giorno con un mondo ancora prevalentemente maschile. Quindi tante volte ci si sente non all'altezza o inadeguate. La sfida di noi donne, di noi ragazze, è quella di rompere questi schemi, di far valere le nostre decisioni e le nostre competenze e di non arrenderci. Oggi, assieme ai miei cugini, rappresentiamo la quarta generazione dell'azienda Carioni, azienda che si contraddistingue per la sua inclusività con un team formato al 50% da donne. Inoltre la nostra azienda si fonda su alcuni principi fondamentali, tra cui la diversificazione aziendale e l'economia circolare che ci differenzia sul mercato. Ma l'agricoltura, come dicevamo, non è più quella di una volta. Ad oggi, con le nuove tecnologie e i nuovi sistemi come la piattaforma di X-Farm e la loro sensoristica, riusciamo ad avere un controllo a 360 gradi del settore. Ed è qui che la figura femminile è fondamentale, avendo un'ampia visione ed avendo la capacità di trasformare i dati in valore aggiunto per l'efficienza aziendale. La sfida di oggi è quella di unire la tradizione e la passione, che da sempre sono la base di questo lavoro, con la tecnologia e l'innovazione. E in questo noi donne siamo bravissime. Lavorare in agricoltura, quindi, al giorno d'oggi, non è soltanto inteso come il lavoro nei campi, ma anche un lavoro tecnologico. Essere donna in un settore tech significa portare un nuovo punto di vista, avere una sensibilità diversa, significa infrangere sempre di più il vecchio paradigma che impongono alle donne un ruolo nella società. Siamo importanti e fondamentali non solo per la nostra diversificazione, ma perché creiamo un ambiente con idee innovative, visioni diverse e un modo di pensare ancora più ampio. Ad una ragazza che vuole lavorare in agricoltura direi di portare avanti quest'idea. L'agricoltura è un settore ampio e in forte cambiamento, che offre grandi possibilità. Nell'immaginario collettivo è un settore fatto prevalentemente di uomini. La verità è che noi donne siamo e saremo sempre più determinanti, un po' come la tecnologia. In X-Farm stiamo lavorando per rendere la diversità un punto di forza. Crediamo che l'inclusività debba diventare una priorità per il settore e siamo davvero orgogliosi di questo. I tempi stanno cambiando. La donna deve essere dove vuole essere. Sara, Natalia, Federica e Maria hanno raccontato la loro esperienza. Ma fuori è pieno di tante altre donne come loro. X-Farm sarà sempre al nostro fianco per rendere grande e rosa questo settore.